Per quanto riguarda i tennisti cileni, Cornego e Fillol, li conosciamo non molto bene, ce lo vuoi illustrare? Ma io devo dire che l'ultima mia vittoria in campo internazionale è stata proprio contro Figliol 4 anni fa, a Parigi, sì. Figliol è un buon giocatore, è un giocatore pericoloso nel senso che è uno che gioca sempre, diciamo, un certo tipo di standard. Però mi hanno detto che in Coppa Davis è uno che rende molto meno, è uno che evidentemente sente la Coppa Davis. Mentre invece Cornejo, che è un giocatore meno forte, in Coppa Davis sì, non dico si scatena, ma in Coppa Davis ha sempre giocato bene. Quindi dovremmo stare attenti a questo. In doppio sono dei ottimi doppisti, devo dire che forse è il punto più pericoloso, perché per esempio l'ultima volta che hanno giocato contro i nostri hanno vinto a Parigi in giugno. Però francamente, se, ripeto, se le cose vanno normalmente, non vedo come Panatta possa perdere un singolare e francamente Barazzutti vince almeno uno, quindi proprio a parte, diciamo, dando per scontato che loro hanno un buon doppio. Ma anche lì secondo me il nostro è migliore, ma comunque lasciamo perdere. E Cornejo che si scatena in Coppa Davis, noi proprio male che ci vada, secondo me dovremo vincere 3-2. Ecco, tutta questa attesa, no? Tutte queste polemiche per questa trasferta, quanto influirà sulla squadra sotto l'aspetto tecnico e di rendimento, secondo te? Con un Panatta che sappiamo com'è, un grosso giocatore, ma qualche volta ha delle pause come rendimento. Beh, effettivamente, sai, l'unico pericolo, se vogliamo, è di non cadere, diciamo, in un tranello che potrebbe essere psicologico, nel senso che i giocatori vorrei che non si trovassero un alibi, nel senso che dicessero: ma sai, noi non ci siamo potuti allenare, Esattamente. noi perdiamo perché ci hanno riempito la testa di politica. E io questo qui secondo me sarà veramente il mio compito forse più difficile, perché io la settimana prossima cercherò di far rientrare un po' nei ranghi tutte queste cose. Cercherò di fare come ho cercato sempre di fare adesso e devo dire la verità che secondo me, se vogliamo, è l'unico merito che mi si può dare, è quello di aver creato, diciamo, un certo spirito e un certo ambiente nella squadra. Cercheremo naturalmente di sdrammatizzare tutto quanto, ci faremo due risate come abbiamo sempre fatto. Spero, ripeto, che lì non ci diano nessun fastidio, ma non credo, perché non sarebbe neanche producente da parte loro darci fastidio. Quindi noi cercheremo di fare il possibile. Io ripeto, l'ho detto prima, era una battuta, ma spero che non si faccia come la canzone, tu sei brutto, ti tirano i piedi, tu sei bello, ti tirano i piedi. Noi andiamo a giocare un incontro difficile, un incontro che sappiamo benissimo che sarà difficile da vincere, però io veramente sono molto ottimista. E io spero che quando noi torneremo in questa famosa e benedetta insalatiera, tutte queste polemiche saranno dimenticate. Dovremmo sicuramente però fare tutti insieme i pro e i contro, fare bene attenzione per l'anno prossimo o per gli anni a venire, perché bisogna queste cose prenderle in partenza e non cominciare a fare delle polemiche quando stiamo arrivati alla fine.